Buon pomeriggio. Ah, me lo fate apposta allora. Prego. Marco. Allora, Marco e Milica. Oggi questo del liceo Rosmini di grazie. Ciao, sono io, dobro došli na četvrtu ediciju premije Giorgio Gaber za nove generacije. Cosa stai dicendo? Italia, quindi si parla la lingua che tutti possiamo conoscere. Procedi in italiano perché così tutti possono capire tranquillamente. Allora. Ciao a tutti e benvenuti alla quarta edizione del premio Giorgio Gaber per le nuove generazioni, come sapete. Prima di introdurre il primo progetto del pomeriggio è necessario fare alcune precisazioni. La prima riguarda i telefoni cellulari, che come sapete sono proibiti durante tutte le attività, perciò spegneteli. L'altra è relativa allo spirito del premio, che prevede educazione e rispetto, quindi vi chiediamo di tenere il giusto tono durante la presentazione scenica del lavoro dei nostri amici di Oristano. E ricordiamoci anche che il lavoro che stiamo per vedere sarà oggetto di un incontro che avrà luogo nel pomeriggio, che sarebbe carino nei nostri confronti degli amici di Oristano fare alcuni commenti e lasciarli nell'apposito forum. E infine, prima di passare la parola a Marco, una nota relativa alla sicurezza. In caso di necessità, le uscite di sicurezza sono poste ai due lati della sala, una in fondo sulla sinistra. Devo dire la sinistra dalla vostra parte, quindi esatto. Non, è un po' difficile. Allora, lì. E l'altra è accanto al palco. La destra. È là. In ogni caso facciamo sempre riferimento al personale del premio, ai nostri insegnanti. Perciò, per la sezione teatro. In rappresentanza della regione, della bellissima regione Sardegna, da Oristano, i ragazzi dell'ITIS Otoka presentano il progetto Murra at Mortu a Baiu, in italiano avvelenata ha ucciso Baiu. Qui tra serbi e sardi si capisce poco. I referenti del progetto sono la professoressa Anna Rita Gala. Il microfono ha qualche problema. La professoressa Ladina Strappelli. Mentre gli operatori esterni sono Gianpietro Orru, e Maura Grussu. I quali operano per conto del soggetto Cooperativa Teatrale Fuettu e Gestu di Villa Sora. Il testo dello spettacolo nasce da un breve racconto popolare e proviene da quella cultura orale che è patrimonio antico degli abitanti dell'isola di Sardegna. Così come accade per altri racconti, fiabe e favole diffusi nel mondo, anche in questo Murra at Mortu a Baiu ritroviamo temi comuni ed altre culture. Il dato antropologico culturale affiora attraverso musica e canti, azioni e parole che spesso sono frutto di rielaborazione contemporanea del gruppo. Buona visione. In bocca al lupo.
stava sotto la rama e incontrì la rossigna che cantava sotto la rama di Lirindò. Quel ragazzino a quest'ora non è ancora rincasato. Avrà incontrato qualcuno. A quest'ora della notte si può incontrare soltanto il demonio. Ma non ti devi preoccupare. Può anche darsi che abbia trovato qualcosa da mettere sotto i denti. Dio lo voglia, figlio mio. L'importante è che rientri subito. Questa notte non promette niente di buono. Chi è? Sono Cicito, aprite! Cicito, finalmente! Cosa facevi in giro fino a quest'ora? Non ho trovato niente da cacciare e quindi mi sono messo a cercare per i campi. Stavo per andarmene, quando a un certo punto ho visto quest'uomo vestito completamente di nero. Mi ha detto queste parole enigmatiche. Nel terzo, nel secondo, il primo sarà. Boh. Ero sul punto di chiedergli cosa significassero quelle parole quando, all'improvviso, così come era arrivato, è scomparso. L'ho osservato attentamente nel mentre si voltava e ho notato che era completamente vuoto. Si vedevano solo le ossa. Accidenti, non mi è rimasta una goccia di sangue nelle vene. Stavo correndo, i talloni mi toccavano il sedere dalla velocità con cui correvo. La giustizia lo perseguiti. Ah, ho trovato quattro mandorle. Una per te, mamma, e una per ciascuno di noi. Aiù, ce la giochiamo a barralico. Aiù. Bah, io domattina vado via in cerca di fortuna. Non possiamo restare qua tutti e quattro con questa carestia. E dov'è che vorresti andare, figlio mio? Ho sentito dire che nel regno degli Uraki c'è la gente che vive nell'agiatezza, con ogni ben di Dio. Proverò a raggiungere quel luogo. Ascoltate il bando del re. Il re di questo regno avvisa che darà sposa sua figlia, la divina principessa, al pretendente che si presenterà a lei con 7 indovinelli da risolvere. Se la principessa non riuscirà a risolvere tutti e 7 gli indovinelli, sarà costretta a sposarsi con lui. Ma se riuscirà a risolvere tutti e 7 gli indovinelli, il pretendente sarà condannato all'impiccagione. Ascoltate il bando del re. Il re di questo regno avvisa! E la risposta è sì. Ma chi potrebbe avere il coraggio di presentarsi? Solo un pazzo! Si sa che la principessa ha dei poteri magici che le permettono di sapere e risolvere. Quella è una strega, capace di conoscere il passato, il presente e ciò che ancora dovrà accadere. Civirosa! Civirosa! Cammini su, cammini su, su, no, su, no! Scomoda, scomoda, scomoda! Né il terzo, né il secondo, il primo sarà! Allontanati da me, ombra del malaugurio! All'impiccagione! Alla forca! Mattatelo! Alla morte!
Ruggito, sei tu? Che cosa è accaduto? Dove ti stanno portando? Alla forca, levati di torno, se non vuoi per miglior parte. Chi era quel ragazzo? Tuo fratello? Sì, signore, era mio fratello. Non ce l'avrei fatta. Quella principessa, il demonio, con sembianze di donna. Altro che sette indovinelli. Per sposare quella là, bisogna attraversare le sette pene dell'inferno. Quella non si sposerà mai se non con Lucifero, che le scende l'inferno da non potersi mai più riscaldare. Sette indovinelli? Che vuol dire? La principessa deve sposarsi. I giovani pretendenti devono presentarsi con sette indovinelli. Se la principessa non riuscirà a risolverne anche solo uno, sarà un giovane fortunato. Ma se riuscirà a risolverli tutti e sette, solo Dio potrà aiutarlo. Alla forca! Alla forca! Se mio fratello non ha avuto fortuna, non è detto che non possa farcela. Sposare una principessa significa essere ricco e rispettato. Secondo quello che ho sentito, sono Ignazio e Cicito. I miei figli, fammi andare, lasciami passare, fammi andare a fondere dei miei figli, ti prego, lasciami! No! È un luogo troppo pericoloso per te, mamma. Ci andrò io. Devo vendicare il loro onore e capire perché li hanno uccisi. Parto immediatamente. No, fermo, tu non abbandonerai questa casa. Non ho alcuna voglia di finire i miei giorni piangendo la nostra sorte. Glieli faccio vedere io i sette indovinelli a quella strega del regno di Luraki. La ridurrò a fette, a stringhe per legarmi le scarpe. Quella maledetta. Cos'è questa storia dei sette indovinelli? Questo è quello che mi hanno raccontato. Due ragazzi vanno a fare i pretendenti. Se riescono a fare sette indovinelli alla principessa e lei non riuscirà a risolverne anche uno solo, sarà costretta a sposarlo. E se riuscirà a risolverli tutti invece? Il giovane verrà condannato alla forca. Secondo quello che mi hanno raccontato, è quello che è successo a Ignazio e a Cicito. Tu sei pazzo! Se non resti a casa prima di ucciderti il re, ti uccido io! Mamma! Ignazio e Cicito si sono sacrificati anche per me. Sono sicuro di farcela. Va bene, figlio mio. Ti preparo l'occorrente per il viaggio. Grazie. Vado a preparare il cavallo bagno. Farlo. Il cavallo è pronto. Tieni un tozzo di pane e una borraccia d'acqua. Grazie, addio. Gioacchino, aspetta. No. Pensò un trilo
mamma e di papà. E di dove sei? Di Siliqua. Come mai sei qui a quest'ora? Non lo so, papà e mamma mi hanno lasciato nel bosco da solo. Hai fame? No, signore, ho sete! Vieni fuori da quel cespuglio. Ti darò acqua dalla mia borraccia. Ah, acqua dalla tua borraccia! Manco per idea! Ah, metto a te il demonio! Voi va bene il Padre, il Figlio e Spirito Santo! Ritorna all'inferno dal quale sei venuto! Né il secondo, il primo sarà. Tu sei quello che si è presentato a Ciccito, mio fratello. Cosa vuoi ora da me? Che significano queste parole? Scendi, fai riposare il tuo cavallo. Non vedi che ha sete? Dagli da bere. Cosa significa? Avvelenata. L'acqua della borraccia era avvelenata, stupido. Ma è l'acqua che mi ha dato mia madre. Ti sei dimenticato ciò che ha detto tua madre prima di metterti in viaggio? Prima che ti uccida il re, ti uccido io. Murra ha morto Abbaio. Avvelenata ha ucciso Baio, sono affari miei. Avvelenata ha ucciso Baio. È il primo dei sette indovinelli che dovrai sottoporre alla principessa. E chi ti ha detto che intenzione di andare dalla principessa? Non me l'ha detto nessuno, ma tu lo hai pensato. Vedi quei corvi volteggiare? Tra non molto li vedrai mangiare carne del tuo cavallo. E buon pro gli faccia, io continuo il mio viaggio anche se a piedi. Non ti conviene. E perché? Perché se vuoi conoscere gli altri indovinelli, devi fare ciò che ti raccomando io. Baio ha ucciso due. Ho capito. Questo è il secondo indovinello. Avvelenato ha ucciso Baio. Baio ha ucciso due, ma... Il terzo sta arrivando. Guarda bene. Solleva gli occhi al cielo. Avvoltoi. Saranno più di 100. Questo era il terzo. Ma per me è arrivata l'ora di andare. Ora hai scoperto qual è il sistema per costruire tutti gli indovinelli. Ma aspetta, tu chi sei? È troppo presto per dirtelo. Più in là, quando sarai riuscito a comporre tutti e sette gli indovinelli, né il terzo, né il secondo, il primo sarà. Terzo, secondo, il primo sarà. Accidenti, gli avvoltoi sono scesi per mangiarsi due corvi. Dunque, avvelenato ha ucciso Baio. Baio ha ucciso due, due hanno ucciso 100. Quindi questo è il terzo. Ma io in questo posto morirò dal freddo se non trovo qualcosa con cui coprirmi. Cosa posso fare? Il giorno si sta oscurando e non posso mettermi in viaggio a quest'ora per andare nel regno degli uracchi. Aspetta. Bene. Almeno mi salverò dal freddo. Ma aspetta, lasciami pensare. Mi sono ricoperto con una coperta né tessuta né filata. E siamo a quattro. Beh, non c'è male. Sembra che ogni cosa che faccio si trasformi in un indovinello. Dontu, Dontu, ecco che avete, uno Dontu. L'orco Saturno e sua moglie Teresa, a Bruscia Osianda. Sarò costretto ad arrampicarmi su quest'albero per salvarlo. Stupido, stupido! Ecco cosa sei, uno stupido! Ti sei lasciato imbrogliare ancora una volta da quell'impiastro! Ma se ti dico che quello è una volpe! Ma chi tu dico? Già mi t'acconcio, Deo mi t'acconcio! E dire che l'ultima volta era tutto pronto per la cena! La casa ben pulita e trovata! Gli invitati già a casa e tu? Che razza di figura mi hai fatto fare? Dovresti vergognarti!
Dovevi mettere allo spiedo quei cherichini e ti sei infizzato tu! Vergogna! È furbo! Ma con Saturno c'è poco da tessere imbrogli! Che tu mi dico di un fuglio in su sacco! E lo faccio ripieno, lo faccio! Allora, guarda, come condimento gli mettiamo mirto, lauro, orzo, un barattolo di pomodori secchi, capperi, acciughe, una bottiglia di vino bianco e... Ma non mi fai sapere, come l'altra volta che ti avevi sbrogliato! All'inferno ti eri fermato per fare la pipì! E anche quella volta Peter Ricchino era riuscito a uscire dal sacco e te l'aveva riempito di pietre! E tu, tontolone, te l'hai portato alle spalle e sei tornato a casa ridendo e cantando! Ti sei dimenticato così di aver rovinato la fibra di terracotta appostata a Pavillonis! All'inferno dovevi buttare quelle pietre, stupido! Ma... io... pensavo che nel sacco ci fosse Peter Inchino! Cos'è subito che ti buffa, altro che bambini morbidi! Ma... sento odore di cristiano! Cricca ricca, che si deve usare! Cricca ricca! Cricca! Cricca ricca! Cricca ricca! Cricca ricca! Cricca ricca! Cricca! Ah, bene. Anche se ho dormito piegato in tre e sono tutto indolenzito, ho passato una notte in pace, non c'è male. E speriamo che l'orco e sua moglie non siano ancora in giro. Se non fosse stato per quell'albero... Aspetta un attimo. Mi sono coricato in un letto che non toccava né in cielo e né in terra. E questo è il quinto. Bene, non c'è male. Però ora è meglio mettersi in viaggio. E comunque qui è meglio non restarci. Tarraki tarraki. Tarraki tarraki du yandu aboru a su regno e su raki du yandu. Troger e trogu se rischio e mano sa carta mi togu ma cai con la famu. Gira da gira che torra si hai al suo regno e su raggio al tuo amico iai. Gira da torra si hai e ti stai da fortuna amata lo cai. Che razza di posto è mai questo? Ossa! Ossa di cristiano sembrerebbero! Lascialo stare che è di mio padre! Sei di tuo padre da buon'ora! Ah. Lascialo stare, quello è di mia madre! E se di tua madre allora tieni! Ah. Lascialo stare, quello è di mio zio! Ma è tutta roba tua! Lascialo stare, quella è la mia testa! Ah, la tua testa, allora prendi questo! Oggi, oggi mi stai per ammazzare! Perché volevi farmi credere di essere un'anima in pena? È una storia troppo lunga da raccontare. Ma arrivati a questo punto bisogna che te la dica. Queste terre erano dei miei avi. Loro erano molto ricchi, ma avevano bisticciato con mio padre. E prima di maledirlo, l'avevano maledetto, dicendogli che non sarebbe mai stato fiero dell'acqua che scorreva nel fiume. E così fu. Mio padre passò una vita d'inferno, poverino. Non poté mai godersi le ricchezze degli altri. So per certo che le ricchezze sono nascoste là, vicino a quella chiesetta. Sotto essa ci sono due massi. Se scavi sotto uno dei due massi trovi le ricchezze, il tesoro. Però sotto l'altro c'è nascosta Samusca Magheda, la mosca che macella. Ed è per questo che sono qui da tanti anni e sono indeciso se scavare. Scavo o non scavo? Scavo o non scavo? Va! Beh, io riprendo il mio viaggio per il regno dell'Uraki. Addio. Hai detto il regno dell'Uraki? Sì, perché? Non ti fidare. Prendi questo. Te lo do in dono perché parlare con te mi ha confortato. Addio e fai buon viaggio. Addio e grazie per il buon cuore. Non sarai mai contento dell'acqua che scorre nel fiume. Gira da gira da torra, girai a tu regno e tu raggia, tu amico iai.
lepre che vedevo, ne ho preso un'altra che non avevo visto, mentre l'altra è scappata. Aspetta, questo è un altro indovinello fatto. Ho sparato a chi vedevo e ucciso a chi non vedevo. Beh, sono arrivata a 6 indovinelli, non c'è male. Qualche santo mi starà aiutando. Però, ora è necessario arrostire questo leprotto. Ma in giro non vedo legna secca. Forse ne troverò in quella chiesetta abbandonata. Sette libri buttati in una chiesa semidistrutta, che non sembra neanche una chiesa. Mi stupisce tutto questo mistero. Sembrano libri di religione, messali, scritti in una lingua che non capisco. Che ne farò? Abrujatus! Bruciali! Ma perché? È peccato! Bruciali, quei libri sono stati la mia condanna. Quelli sono libri magici, sono i libri del comando. Mi hanno dato potere e ricchezza in vita. Ma ora che sono morto, mi è toccata questa condanna. Prima di morire per il malfatto mio mi sono pentito, ma continuerò a sopportare le pene del purgatorio, fin quando un vivente di buoni sentimenti non distruggerà questi libri maledetti. Aiutami, figlio mio, accendi il fuoco dei sette libri e arrostisci la neve. Darai così pace alla mia anima e troverai l'ultimo indovinello. Sarà fatto. E ricorda che giovedì, né il terzo, né il secondo, soltanto il primo sarà. Addio, Gioacchino. Ti auguro buona fortuna. Avvelenato ha ucciso Baio. Baio ha ucciso due. Due hanno ucciso 100. Mi sono ricoperto con una coperta né tessuta né filata. Mi sono coricato in un letto che non toccava né in cielo e né in terra. Sparata a chi vedevo e ucciso chi non vedevo, poi l'ho cotto con parole sante. A mettere il cappio al collo, così non perdiamo nel tempo dopo da ghindarti. Per aspettare la cravatta, ragazzo, eh? Ma attento a non inciampare sulle scale dell'altare. Su. Però è già il 15° oggi. Non si può dire che ci manchi lavoro. All'impiccagione! Corte, il re. Non aver paura. Avvicinati pure alla principessa e di il primo indovinello. Non c'è tempo da perdere. Avvelenata ha ucciso Baio. Che vuol dire, figlia mia? Lasciatemi riflettere un attimo, babbo. Questo signore aveva acqua avvelenata e precisamente in una borraccia. Il suo cavallo era Baio. Il cavallo Baio di questo signore è morto perché gli ha dato da bere acqua avvelenata. Avvelenata ha ucciso Baio. Oh, figlia mia,
No, hai indovinato! Il ragazzo è già sulla forca! Togli tramma baba! Che facciamo, signoria? Ordiniamo la forca anche per questo qui e non ne parliamo più. Io suggerisco di fregare anche gli altri. Tutti? E fu così che Gioacchino sottopose i suoi indovinelli al cospetto della principessa, che li indovinò tutti, tranne... Brava, brava, la forca! Aspettate! C'è l'ultimo! E poi l'ho cotto con parole sante. Che ce ne andiamo di mezzo. Fuori ci sono altri 40 pretendenti che aspettano e non vedono l'ora di entrare. Se non sbrighiamo ci criticano, tirano a sapere i figliastri. Insomma, zitti voi, non lo sapete che la cosa è sempre la più difficile da spellare? Non sempre. Dai, figlia mia, rispondi. Babbo, non ce la faccio, non capisco che significa. Non è possibile! Quando mai? Vuoi sposare con questo morto di fame? Sì, mi sposo con Gioacchino! E ti scostumi l'anima, maledetta! Tu non sposare nessuno finché non lo dirò io! Guardie, arrestate tutti e due! Guardie, arrestate due! Guardie, arrestate due! Scapparono insieme e il mondo intorno a loro si trasformò. Quando arriveranno i soldati, rispondi e di che non hai visto e ne hai sentito nulla. Mi raccomando. Sarà fatto, mia cara. Sagrestano, hai visto passare qualcuno a queste parti per caso? No, no, e né per caso e neanche per ricotta, figliolo. Non fare lo spiritoso, rispondi a ciò che ti hanno domandato. Crisi matto, io sono stato anche battezzato, confessato. Non ti ho visto domenica in messa. Bah, andiamo, non vedi che è cieco, sordo e rimbambito. Non perdiamo altro tempo, aiuto.
Chi c'è là? Chi sei? Figlio di chi sei? Sono straniero, non sono di qui. E dove sei diretto? Mi sono messo in viaggio con la mia promessa sposa. Stavamo andando a sposarci, quando a un certo punto si è alzato un vento, che non era più neanche un vento, un turbine era. Me l'ha portata via e se l'è presa con sé. Ho capito, quello lì quando decide prende con sé tutto quello che gli capita, ma tu fai quello che ti dico. Devi andare dove la mamma di Betty vive là, in quella montagna. La più alta di tutte, una volta attraversato il bosco. Lei ti saprà dire di sicuro ciò che è successo. Che posso fare per ringraziarla? Niente, niente, ragazzo mio. Vai, vai con Dio. Vai e cerca la tua sposa. Del regno dell'Uracchi. Stavo andando a sposarmi con lei quando a un certo punto un cattivo vento se l'è portata via. Una vecchietta che mi ha visto solo e triste mi ha chiesto di rivolgermi a lei. Ho capito, Gioacchino, ma non temere, siediti pure. Dai retta a me, non stare in ansia. Appena rientrano a casa i miei figli, li chiediamo se sanno qualcosa. Figlio mio, sei per caso passato nel paese del male? Nel paese del malfare? Se non è mio fratello, io non sono stato! Sia chiara una cosa, non ha preso da me. Di figlio mio, sei stato tu a passare nel paese del male? Nel paese del malfare? No, se non è mia sorella, io non sono stato. Appunto. Di, maestrale! Figlia mia, sei stata tu, a passare nel paese del male? Nel paese del malfare? No, madre. Se non è mia sorella, io non sono di sicuro. Perché? Perché? Perché qualcuno di voi, voi disgraziati, si è portato via la promessa sposa di questo ragazzo! Ma mi stai ascoltando? Sì, sì. Ti dicevo, questa sicuramente non è una cosa ben fatta. Io poco ne so, dico che non l'ho vista. Tramontana? Tramontana, figlia mia! No, lascia in pace questo ragazzo! E ascoltami piuttosto! Dimmi,
Sei stata tu a passare nel paese del male? Nel paese del malfare? Non è che lì per caso hai visto una ragazza? Arrivo adesso da quel luogo, perché madre? Cosa? E chi ti ha dato l'ordine di passare in quei luoghi? Il re mi ha ordinato di sequestrare sua figlia. Sequestrare? Sequestrare ha detto? Ha detto proprio sequestrare! Ma ti sembrano cose da farsi? Ordine del re, madre. Il re? Ma che cosa mi rappresenta a me il re adesso? In casa mia gli ordini li do solo io! Lui lo ha chiesto per favore. Insiste! Insiste, capito? Che cosa vuoi che mi importi adesso se lei lo ha chiesto per favore? È la principessa, la figlia del re! Ma non è importante! Sia quel che sia! Lo sposo la sta cercando, perché devono sposarsi! L'anima di un cristiano, sia pure quella della figlia del re, o di un povero contadino qualunque, non si può vendere, e né tantomeno sequestrare. Scusami, madre. Sono ragazzi. Ma ha sequestrato la principessa! Ma bisognerà perdonarla. Come vuoi tu, Gioacchino. E sia, figlia mia, però ti ho chiesto dov'è. A casa, l'ho avvolta con 100 veli di seta per non farla scappare. Non ci credo! Che orrore! Che orrore ti dico! Muoviti subito e restituiscila allo sposo! Ho capito che è un bravo ragazzo. Vai! Venite, aiutatela anche voi! Levante, scirocco, maestrale! Liberate la principessa dai veli di seta che la imprigionano! Tanto il primo sarà. E balzami bella, e balzami bella, andata a domo tua, una cappella, vuoi dire in missa, vuoi confessare, e balzami bella, e ti pregai. Grazie.
un applauso ancora una volta ai ragazzi di Oristano. E un ringraziamento anche agli insegnanti, la professoressa Anna Rita Galla. Agli operatori esterni Gian Pietro Orù e Maura Bussi. Noi tutti vi ringraziamo e vi consegniamo questo attestato che vi viene rilasciato dal premio e dal Teatro Stabia di Grosseto. Grazie a tutti. E vi consegniamo anche questa locandina, la consegno a... è una locandina come...